sente dire il cane ha morso all'improvviso, è impazzito. Attenzione, impazzito. Bisogna andare a captare bene la situazione per cui si è arrivato a quel livello. Innanzitutto bisogna valutare che tipo di morso. Morso per gioco o per aggressività? Cioè non è, oddio, andiamo ad analizzare. Prima di arrivare al morso per aggressività, il nostro amico a quattro zampe emana diversi segnali. Innanzitutto è bene saperli, riconoscere e fare attenzione. L'orecchia abbassata, la coda abbassata, il pelo arrizzato, lo sguardo. Se cambia lo sguardo, è un po' più duro, ti sta facendo capire che stai arrivando a un punto che non vuole che tu superi il suo spazio, che vuole essere lasciato tranquillo. Se magari uno cerca di accarezzarlo troppo, o magari anche lo sguardo, perché è un getto di sfida se tu guardi negli occhi il cane, e quindi lo fai andare su quell'attenti, sul chi va là. È bene anche fare attenzione che poi partiranno con l'abbaiare, ringhiare e poi andranno col mordere. Se no, in alternativa c'è il morso per gioco. Ci sono determinati cani che quando si gioca, arrivati a un limite, superano il limite e magari può prenderti la maglia e non lo fa con cattiveria. Lui sta giocando, loro stanno giocando e è bene fare questa differenza, fare attenzione e captare bene la situazione. Sicuramente uno si spaventa, si preoccupa e dice perché non riesco a gestirlo, perché evidentemente si è sempre portato a quel limite e adesso che è ora di correggerlo è più difficile, sarà sempre più difficile, è bene correggere fin da subito. Se uno sa che il proprio amico a quattro zampe determinato quel limite fa quella cosa lì, non lo porti a superare il limite, lo fermi prima, tu lo devi fermare prima. Perché poi dopo lui è troppo preso, non ascolta, non lo fa con cattiveria. Attenzione, è bene correggerlo fin da subito. Ignorarlo. Ok, stavamo giocando, adesso non ho più voglia. Quando avrò voglia riprenderemo il gioco, ma sono io a deciderlo, non loro. Se no poi prendono il sopravvento e succedono queste cose. E quindi questa è colpa nostra, perché li iniziamo, li lasciamo sempre fare, poi quando arriva il punto che e quel giorno lì non abbiamo voglia, non riusciamo a giocare, loro comunque si ostinano a voler giocare. Però non bisogna metterlo in croce, attenzione. Il cane che morde la prima volta, mi sono informata, non può essere dichiarato mordace. Bisogna andare a valutare bene la situazione. Quindi impariamo a dare attenzione giusta al nostro amico a quattro zampe, captare quali sono i suoi limiti, non oltrepassarli, per evitare problemi a noi stessi e a loro. Alla prossima!